Buonasera a tutti, sono Simona Anzani, coordino insieme a Fiorenza Bianchini il gruppo 020 di diritto regionale. Allora, questo gruppo nasce con l'intento non di fornire delle lezioni frontali, ma di costruire un dialogo insieme ai partecipanti al gruppo, tale per cui si riesca a scambiare le nozioni di base è possibilmente ad arrivare ad un livello di preparazione avanzato e quindi tale per cui si possa superare in maniera brillante la prova concorsuale, sia che sia la prova scritta, sia che sia quella appunto orale, per chi di voi deve affrontare già gli orali. Il gruppo si struttura in modo tale che verranno sostanzialmente svolti degli incontri durante i quali verranno proposte delle domande e insieme a queste domande verranno forniti degli approfondimenti. Allora, Prima di intervengo subito, per cui sono Simone Chiarelli e facciamo subito domande su chi è questa Simona Anzani. Vediamo, funzionario regionale, specialista giuridico-amministrativo, spiegaci rapidamente chi sei. Allora, il mio nome già lo conoscete, sono da poco funzionario giuridico-amministrativo in Regione Emilia-Romagna, a seguito di uno studio approfondito attraverso i corsi Omnia Vis, che mi ha permesso di perseguire un obiettivo piuttosto ambizioso, cioè quello di affrontare una prova concorsuale direttamente da categoria D e di superarla brillantemente, Ma grazie non anche al sei, supporto. ecco, non sei da sola. Chi abbiamo a fianco a te? Prego. Salve a tutti, sono Fiorenza, sono diciamo, in una fase di passaggio dal mondo del privato al mondo del pubblico. Ho vinto di recente un concorso e sto entrando in comune. Ringrazio ovviamente la Omnivis per i corsi di formazione perché sarebbe stato un traguardo altrimenti impossibile per quanto mi riguarda. Bene, allora voi fate parte appunto di questo esperimento che abbiamo lanciato di passare dall'altra parte della scrivania, da studente a docente e coordinatore di riunioni. Ricordiamo, non è un corso di formazione. Intanto, quando si svolgeranno questi gruppi di lavoro, Simona? Allora, le riunioni si svolgeranno di giovedì alle ore 18:30. Gli orari non sono modificabili, salvo esigenze di tutto il gruppo concordate con votazione a maggioranza assoluta. In quel caso sarà possibile concordare altro orario o altro giorno. 2 ore, vero, di fila. Saranno di una durata pari a 2 ore di fila. Che cercheremo di rispettare proprio per non stancare sia i partecipanti al gruppo, ma anche per rendere, diciamo, piacevole, il dialogo che si va a costruire, durante questi incontri. E come si svolgeranno, Fiorenza? Vedo qui Zoom, quindi online, ovviamente. Online cercheremo tutti di essere puntuali, cercheremo di fare squadra, quindi di conoscerci, di vederci, di scambiare dubbi, farti domande e trovare risposte. Quindi, ma non c'è soltanto la riunione, quindi non è che una volta alla settimana vi vedete, intanto da quello che ho capito 5 volte, quindi 10 ore di incontri. Cosa c'è oltre a Zoom, Simona? Allora, oltre a Zoom, ovviamente, oltre ai nostri incontri, verranno forniti dei contenuti, ovviamente. Questi contenuti saranno degli approfondimenti che verranno divulgati tramite il gruppo Telegram, a cui ognuno di voi, ogni partecipante avrà accesso, e attraverso anche il canale di posta elettronica, ovviamente. Oltretutto ci sarà una dashboard all'interno della quale troverete tutti i contenuti forniti e anche le registrazioni video degli incontri svolti, che sono molto utili proprio come forma di ripasso, delle materie che verranno trattate durante gli incontri. Ecco, questo è importante, avere la videoregistrazione degli incontri, perché uno può non aver partecipato per vari motivi o essere arrivato in ritardo, andare via prima, o semplicemente risentirsi perché magari in diretta si perdono degli approfondimenti. Ecco, Fiorenza, questo è l'elenco dei 5 incontri, quindi ognuno di questi 2 ore, il primo organizzazione delle regioni, organi, poteri, funzioni, contabilità, organizzazione del personale, contratti pubblici, fondi strutturali. Quindi penso li guardiamo uno per uno. Partiamo dal primo. Ecco, il primo incontro giovedì 20 maggio alle 18:30. Che cosa si affronta? Innanzitutto, quindi, cerchiamo di coprire in questi 5 incontri
le materie richieste nei bandi di tutte le regioni, quindi non è che facciamo riferimento a un bando in particolare, o a una regione in particolare. Quindi passeremo in rassegna, partiamo dall'organizzazione delle regioni, passiamo in rassegna gli organi, i poteri e le funzioni, partiamo dalla Costituzione e cerchiamo di fare delle domande e costruire sulle risposte che ci verranno date quelli che sono gli aspetti peculiari e assolutamente da sapere su questa prima parte del programma da fare per sostenere il concorso. Quindi si parte quindi ovviamente dal titolo quinto. Cenni allo statuto che comunque va saputo benissimo e tenuto sempre in mente, poi alle potestà regionali, alle forme di governo e poi nello specifico alle funzioni degli organi regionali e con un particolare focus sulle fonti legislative regionali, cercando anche di capire come si intersecano con nel sistema delle fonti più generali, quindi a partire dal Ok, diritto europeo e quant'altro. il secondo incontro invece, Simona, sarà su un tema spesso odiato dagli studenti, diciamo molto spesso odiato. Allora, il secondo incontro si terrà sulla contabilità, prendendo spunto ovviamente e analizzando in maniera approfondita quelli che sono i principali istituti dell'armonizzazione contabile, che come ben saprete è stata introdotta dal decreto legislativo 118 del 2011. Che ha uniformato appunto il sistema contabile delle regioni a quello statale, rendendo quindi un quadro d'insieme molto più intellegibile. Analizzeremo la riforma relativa appunto al sistema di armonizzazione contabile e quelle che sono i principali sistemi di rilevazione, quindi le scritture contabili principali che rendono conto del sistema contabile regionale. Soprattutto analizzeremo in maniera approfondita quella che è la programmazione regionale, perché comunque ricordiamo che è un sistema che potrebbe essere paragonato al cosiddetto plan do, check act, ovvero la pianificazione, lo svolgimento, quindi la gestione, nonché praticamente la rendicontazione e il controllo. Questo è un sistema che ritroveremo ciclico anche e non solo nel sistema della contabilità, ma anche, per esempio, quando si parla di fondi strutturali. Quindi diciamo Dopodiché. che durante questi incontri, ricordiamo non lezioni, incontri, verranno proiettati a video con un sistema condiviso, come vedete ora. Quindi il coordinatore che ha lo compito di stimolare, magari mostra lo statuto, mostra una norma e chiede appunto di intervenire per approfondire, perché dobbiamo prepararci anche all'orale in prospettiva e quindi saper anche discutere di queste tematiche. Il terzo incontro abbiamo invece l'organizzazione del personale. Fiorenza, dici un po' di che cosa parlerete? Allora, materia ampia, materia complessa, che quindi andrà approfondita non soltanto per quanto riguarda le fonti come magari più note, come il TUPI, come il contratto collettivo nazionale di lavoro, ma si cercherà anche di integrare questa parte generale con le specificità delle leggi regionali. Quindi di fare una carrellata su quelle che sono poi le specificità delle leggi regionali che vanno a impattare l'organizzazione del personale e la disciplina del Ecco, personale. ricordiamo che è molto importante non soltanto in queste 2 ore la discussione, ma ciò che avviene da una settimana all'altra. Simona, ecco, lo accennavi prima, il gruppo Telegram, come avviene? Anche perché siete reduci da gruppi di studio già svolti. Raccontaci un po'. Siamo reduci appunto da gruppi di studio già svolti che hanno dato esiti molto positivi. Tutti i partecipanti hanno non solo superato, ma molti hanno superato in maniera brillante la prova orale di una categoria C di una regione italiana, la regione Toscana in particolare. Ed è molto stimolante perché ci si scambia questi approfondimenti, si divulgano delle slide riassuntive di quanto si è detto durante gli incontri,
si stimolano anche delle domande specifiche, quindi sorgono dei dubbi che vengono man mano, diciamo, dipanati e si riesce quindi a chiarire, a rendere intelligibile delle materie che a volte sembrano molto complesse, come per esempio, vedo adesso passare appunto la slide Giovedì relativa ai 10 contratti giugno ci pubblici. sarà il contratti pubblici, una materia fondamentale, nella preparazione. Prego. Contratti pubblici che, come ben sapete, sono regolamentati dal decreto legislativo 50 del 2016, hanno subito delle modifiche attraverso il cosiddetto sblocca cantieri e hanno una disciplina, diciamo, provvisoria attraverso la legge 120 del 2020 di conversione del decreto semplificazione. Quindi noi andremo ad analizzare non solo i principali istituti contenuti nel cosiddetto codice dei contratti pubblici, ma andremo ad analizzare soprattutto quelli che sono i soggetti, le funzioni dei soggetti che partecipano alle procedure relative ai contratti pubblici. Ricordiamo che sono procedure che vedono una fase pubblicistica a cui segue una fase prettamente privatistica, come avviene anche nell'ambito del pubblico impiego. Quindi sono due materie che possono essere, su cui si possono fare diversi paralleli. Analizzeremo quelle che sono le fasi, le procedure, i criteri di scelta, nonché quelli che sono gli istituti di bilanciamento tra due principi cardine sui quali si regge appunto la materia dei contratti pubblici, quello del favor participationis e quello della par condicio, nonché tutti i principi generali. Parleremo ad esempio del principio di rotazione e analizzeremo quelli che sono i mercati elettronici, con particolare anche riferimento alle centrali di committenza regionali, per Ecco, esempio. è importante che i partecipanti, proprio perché hanno questo calendario, sanno di venire preparati, non che necessariamente devono aver studiato tutta la materia, ma il gruppo serve non per venire a fare lezione, serve a approfondire, stimolare, quindi bisogna arrivare, diciamo, un minimo preparati per mettere a frutto, anche se si può partecipare ai gruppi pur non avendo già una preparazione ottimale. Chiudiamo. Fiorenza con i fondi strutturali, che siamo al momento del passaggio dalla vecchia alla nuova programmazione. Dedicato ai fondi che bisognerà comunque sapere sia nella vecchia programmazione, perché la vecchia programmazione resta ovviamente in vigore per tutti i progetti che sono ancora in corso, a cui però bisogna fare una conoscenza anche sulla nuova programmazione e quindi su quello che è cambiato rispetto alla vecchia, per tener conto del fatto che già le regioni si sono mosse e hanno già cominciato a fare delle proposte su. Ok, bene. Allora diciamo che tutti gli approfondimenti, comprese le informazioni su come iscriversi, le trovate su community.omnivis.it. E un saluto finale, Fiorenza, prima a te, un saluto finale a chi ci sta seguendo. Vi ringrazio, spero che con questo gruppo si possa fare una bella esperienza dal punto di vista umano, che si possa appunto fare squadra, perché un concorso si vince se c'è collaborazione o se c'è, diciamo, veramente fare il tifo l'uno per gli altri, che tira fuori il meglio e le energie migliori di ciascuno di noi. Simona, a te la parola finale. Allora, aggiungo appunto questo fattore importantissimo relativo alla strutturazione dei gruppi, la coesione che si crea, lo spirito di collaborazione diventa essenziale per perseguire lo scopo ultimo, che è quello del superamento della prova concorsuale. E a riscontro i risultati molto positivi che si sono avuti con gli scorsi gruppi. Quindi mi auguro che anche questo possa essere fulcro dello stesso esito, quindi dell'estrema utilità che ne hanno tratto anche gli altri partecipanti ai gruppi. Bene, io vi ringrazio e anch'io parteciperò e sarò presente in alcuni di questi incontri del gruppo. Arrivederci a tutti quanti. A presto! Arrivederci, a presto. Arrivederci.